ci ricorderemo di lei non come cardiochirurgo, ma come uomo. Questo come grande uomo, dottore. È tutta la famiglia, tutta la famiglia che va bene. Questi 4 anni ci racconta. Davide è un esempio di buona sanità, di eccellenza direi, della sanità siciliana, perché è stato fatto un miracolo, sia grazie all'equipe del Civico di Palermo che si sono accorti di un distacco della placenta e tempestivamente è stato fatto un cesareo d'urgenza, è trasferito il bambino nei soccorso qui a Taormina. Dove si sono presi cura di una bistecchina perché è arrivato qui 1,6 kg. Lui doveva affrontare un'operazione per una cardiocapatia congenita che fortunatamente di cui avevamo diagnosi prenatale nei primi giorni di vita, ma il basso peso alla nascita ovviamente non ha consentito un intervento immediato, per cui con grande fortuna siamo arrivati ad un peso sufficiente minimo per seguire l'intervento che è stato svolto qui dai cardiochirurgi del centro, che sono dei veri angeli, sia perché hanno fatto un miracolo dal punto di vista cardiochirurgico, ma soprattutto per l'affetto. Abbiamo trovato dei grandi uomini, non dei dottori, ci sono stati vicini nei momenti più bui, di disperazione, perché vivere la terapia intensiva non è... Vivere la terapia intensiva non è facile, perché sono giorni di dolore, dove niente è dato per scontato. Un giorno ci sono piccoli passi avanti, il giorno dopo ce ne sono tanti indietro. Farlo per 100 giorni non è semplice. Alle mamme che devono affrontare questo duro percorso dico che bisogna armarsi di tanta pazienza, speranza e di tanto amore. Amore che troverete nei vostri pargoli. A me dicevano che sono loro a dare la forza a noi, difficilmente credevo, però è realmente così. Quando vedi come lottano per ottenere una vita, Davide ha toccato le braccia della mamma dopo 114 giorni e da quel momento non ci siamo più separati. E questo è l'angioletto. Ancora il papà lo deve conoscere. Papà ci ha messo 122 giorni, però siamo pronti per conoscere anche lui. Allora, è arrivato, ce l'hai qua. Aspetta, tanto che passi il giro. Buongiorno, papà. C'è qualcuno che ti vuole conoscere? Ciao! Benvenuto! Benvenuto! Davide! Un papino sei! Che abbiamo fatto? Ce ne andiamo! Torniamo a casa! Ce l'abbiamo fatta! Bello!